La maggior parte delle persone cerca la libertà finanziaria lavorando il meno possibile. Bene, quindi da una parte c'è questa richiesta, c'è questa domanda. Persone che vogliono smettere di lavorare e cercano di continuare a vivere al meglio, anzi alzando il proprio tenore di vita e quindi raggiungendo questa cosiddetta libertà finanziaria. Che poi libertà finanziaria è un termine di merda, cioè, ma ci pensi? Libertà finanziaria, che merda è? Quindi se da una parte ci sono queste persone che hanno questa domanda, si può formare un mercato, perché dall'altra parte possono esserci dei venditori di informazione che di contraparte fanno l'offerta e vendono informazione, che sono infoprodotti, guru, formatori e quant'altro. Bene, quando si vanno a trovare queste due parti può succedere o una cosa bella, ovvero che da una parte l'informazione veramente è di valore e va a migliorare la vita dell'altra persona, oppure dall'altra è una truffa bella e buona, dove viene detto, ok, che in pochi giorni, in poco tempo, senza capitali, potrai raggiungere la tua indipendenza finanziaria, cosa che più delle volte non è vero. Se ci segui da un po' su Invest Hero, potrai vedere che anche una parte dei nostri asset aziendali rientra nel campo della formazione, degli infoprodotti. Però una cosa fondamentale è che noi la comunicazione la teniamo sempre sul ragazzi, si può vivere di investimenti, quindi non si parla di libertà finanziaria, ma si vive di investimenti, ma soprattutto uno se vuole vivere di investimenti si deve fare un po' il culo quadro. Infatti in questo video ti voglio elencare tutta una serie di problematiche che incontrerai sul tuo percorso nel momento in cui vorrai vivere di investimenti e subito, fin dall'inizio ti dico, non sarà facile, quindi non è che da oggi a domani crei il tuo impero e vivi di rendita, raggiungi la libertà finanziaria, assolutamente no. Per vivere di investimenti ti verrà richiesto molto tempo, molta azione, molte volte potrai anche fallire, ti ritroverai pali in faccia, ti farai del male, però dopo tot tempo riuscirai a raccogliere degli ottimi frutti. Problematica numero uno quando cerchi di avvicinarti al mondo degli investimenti e dell'imprenditoria. Tutte le persone che hai vicino, il più delle volte, ti remano contro. Infatti amici, conoscenti, parenti, quando ti vedono sulle prime volte, nella stragrande maggioranza dei casi, cercheranno un po' di deviarti, di allontanarti dai tuoi obiettivi, dalle tue idee. Quindi magari, o almeno a me è capitato agli inizi, con i classici amici, periodo universitario, anche prima, si chiacchierava, ah ma si potrebbe sviluppare qualcosa di nuovo, oppure ho sentito parlare di questa cosa sul mondo azionario che ancora non conoscevo, magari si parla del 2012, così. Il punto è che ne parlavo con amici che fino al giorno prima ci si faceva una birra al bar e sempre con quella birra al bar poi entravano questi argomenti, molto più impegnati, dove effettivamente non c'era grossa conoscenza e più delle volte crollavano come argomenti e quindi non c'era il supporto delle persone attorno, anzi, molte volte mi ha detto, ma cosa ne sai tu di borsa? Cosa ne sai tu della parte finanziaria? È vero, all'inizio del 2013 non ne sapevo totalmente nulla. Guardavo un grafico, vedevo candelina rossa, candelina verde, si muove su, giù, metto un indicatore, oddio che bello, un colore in più, però non comprendevo il significato di quelle cose. Come ho fatto? Dedicandoci del tempo, ho iniziato a comprendere quel settore. E quindi se da una parte hai delle persone che ti rimano contro, dall'altra, il secondo problema più grosso, sei te stesso. Infatti, agli inizi sei bombardato da informazioni, spesso, giustamente, non sai da dove iniziare, però lascia che ti dica i tre step fondamentali per strutturare la propria vita e vivere di investimenti. Punto numero uno, devi comprendere quale possa essere la tua situazione di partenza. E per situazione di partenza intendo quali sono i capitali che hai a disposizione, qual è il tempo che hai a disposizione libero e quali sono le competenze sia di natura orizzontale che di natura verticale che hai a disposizione. Magari sulle competenze di natura verticale e orizzontale ci faccio un video apposito a breve, perché è un argomento che mi sta molto molto a cuore. Però punto numero uno, capisci dove sei. Quindi capisci quanti capitali da parte e capisci cosa hai a disposizione. Il punto numero due invece, devi andare a comprendere quali possono essere i tuoi reali obiettivi. E lì devi fare un grosso lavoro di autoanalisi per comprendere quello che possa andare bene per te. Devi proiettarti con la testa tra 5, 10, 20 anni e cercare di comprendere quale vita tu voglia avere per poter vivere bene. Compreso questo, arriva la terza parte, che è il pianificare in maniera strategica un percorso che collega il tuo punto di partenza ai tuoi obiettivi.
Non solo un percorso. In Investiro siamo dei fan della diversificazione, quindi è meglio avere una serie di strategie, un esercito ben schierato di strategie per raggiungere il tuo obiettivo o anche più obiettivi. Chiaramente qua lo fate in maniera molto molto semplice, tre punti sono, ma in realtà ci impiegherai molto molto tempo. Ok, sulla parte iniziale, per comprendere dove ti trovi, come ti trovi a livello monetario, a livello di competenze, potrebbe essere anche abbastanza breve. Però vedrai che quando inizi a mettere i tuoi obiettivi, potenzialmente già ci vorrà un po' più di tempo per comprendere quali siano i tuoi reali obiettivi. Poi la parte di pianificazione strategica e la parte di esecuzione di questa roadmap, di queste strategie che hai segnato, sarà la più lunga di tutte. E non le fai in una settimana, in un mese. Probabilmente le farai in anni, e in questi anni avrai tantissime rotture di cazzo. Sì, perché se da una parte hai le persone che ti rimano contro, dall'altra hai te stesso che fai una sfida con te stesso per comprendere se riuscirai a raggiungere o meno i tuoi obiettivi, dall'altra ci saranno altri problemi nel percorso che molte volte ti faranno demordere o ti butteranno giù, spero momentaneamente, perché potrai portare avanti la tua vita e vivere di investimenti. E quali sono queste problematiche? Punto numero uno: magari il business che hai avviato non dà i risultati che speri, e lì devi fare un'ulteriore analisi. Cosa è sbagliato? Perché il più delle volte è cosa è sbagliato, non tanto gli altri non capiscono le potenzialità del mio progetto. Il punto è che magari tu non hai compreso come orientare la comunicazione del tuo progetto e quindi non riesci a farlo passare alle altre persone. Quindi, se un business che hai creato o un investimento che hai fatto non sta andando per il verso giusto, e di questo investimento, di questo business, hai tu il controllo, chiaramente la problematica ce l'hai tu. E quindi dovrai rivedere alcune cose. E quindi magari dovrai ributtare giù tutto quello che hai fatto e ripartire. Oppure anche delle piccole aggiustate. Dipenderà naturalmente dai casi. Poi altre problematiche che salteranno fuori saranno problematiche di natura burocratica. Scoprirai determinate scadenze anche di natura fiscale. E quindi qua inizieranno a esserci i problemi del... Ah, io ho fatto questo conto per raggiungere il mio obiettivo economico. Arrivo a fine anno, ok, l'ho raggiunto come valore, però attenzione, sono residente in Italia e giustamente devo versare delle tasse al fisco per il capital gain, e quindi quel margine, quel 26%, non ce l'hai più tra i tuoi guadagni, ma quello che hai guadagnato è inferiore, quindi dovrai nuovamente impegnarti per raggiungere quel determinato capitale. Queste sono altre problematiche che salteranno fuori. Però ben vengano i problemi, perché i problemi nella vita di un imprenditore, nella vita di un investitore, più problemi uno ha, più significa che sta facendo azione. E questa azione, il più delle volte, non è sempre giusta alla prima, non è buona alla prima. Se capita, bene, siamo tutti felici, contenti, ci sta quella sana botta di culo, è sempre piacevole. Però, il più delle volte, ti ritroverai con questi attriti, ti ritroverai con questi problemi e tu, da imprenditore, da investitore, dovrai riuscire a risolverli. E lì non ci saranno più i tutorial su YouTube, non ci saranno più gli infocorsi, gli infoprodotti su come risolvere un determinato problema. Lì dovrai essere tu a ragionare con la tua testa, a capire quali sono le varie opzioni e a capire a quali esperti andarti a interfacciare. Possono essere commercialisti, fiscalisti, tributaristi, avvocati, quello che vuoi. Però ogni esperto nel suo settore ti tornerà utile nel tuo percorso, e quindi dovrai iniziare a prendere contatti con loro e saper dialogare e portare avanti le contrattazioni anche con loro. Quindi Hiro, in questo video di 10 minuti circa, spero che tu abbia compreso di quanto possa essere complesso vivere di investimenti. È una cosa difficile, vero, però dà tante tante soddisfazioni una volta che uno raggiunge i propri scopi, e chiaramente impara poi ad alzare sempre più l'asticella e diventa una sfida proprio con se stesso. Io spero che tra 10 anni, magari anche partendo da questo video, però tra 10 anni ci si possa rivedere, risentire e parlare proprio di persona, per andare a vedere quali sono stati gli obiettivi che uno si è pianificato e vedere anche quali strategie ha utilizzato per raggiungerlo, perché in questa fase di condivisione, di scambio di battute, insomma, tutti ne potremo crescere. Quindi Hiro, spero che questi consigli ti possano tornare utili. Qua in descrizione trovi il link per accedere alla community gratuita di Invest Hiro, così che insieme ad altre persone qui all'interno di questa community potrai interfacciarti, scambiare un po' di parole e punti di vista e semplificare questo tuo percorso. Ci vediamo all'interno della community e ci sentiamo nel prossimo video.